Oroscopo del mese, agosto 2020. Il mese di agosto 2020 sarà un periodo molto interessante per molti segni zodiacali, sia in amore che in ambito professionale. Alcuni segni potranno vivere al massimo le emozioni, i sentimenti e le nuove opportunità con il sostegno delle stelle. Altri dovranno fare delle particolari attenzioni. Per i segni di terra, questo mese sarà buono per quanto riguarda l'amore. Nuove sfide e nuove occasioni potrebbero presentarsi sul piano lavorativo. Bisognerà cogliere le opportunità e sfruttare le idee per raggiungere dei risultati. L'oroscopo mensile per i segni di fuoco sarà più variabile, perché alcuni vivranno dei momenti complicati nelle relazioni di coppia. Altri faranno nuove conoscenze o addirittura dei passi importanti. Le energie saranno interessanti dal punto di vista professionale, dove per molti arriveranno delle buone nuove. Per i segni di acqua, il mese di agosto sarà un periodo abbastanza positivo per i rapporti amorosi che troveranno soluzioni se hanno vissuto periodo di crisi. Più complicato il fronte lavorativo, dove potrebbero esserci dei disagi per diversi segni zodiacali, alcune volte complicati da affrontare e superare. Emozioni sicuramente molto interessanti per quanto riguarda i segni d'aria, che potranno godere al massimo i sentimenti. Qualcuno potrebbe pensare di fare un passo in più e concretizzare il rapporto di coppia. Qualche problema in più per il lavoro, ma le idee e i progetti sono tutti da mettere in pratica con il sostegno di energie positive. Ecco nel dettaglio l'oroscopo del mese di agosto 2020, segno per segno. Ariete. Amore, se state attraversando un momento di crisi nella relazione di coppia, è molto probabile che in questo mese decidiate di fare una scelta definitiva. Mettere un punto su un rapporto che non funziona come vorreste potrebbe essere la scelta giusta. Per i single non mancheranno nuovi e interessanti incontri. Lavoro. Forse avete vissuto un periodo non troppo soddisfacente. Dovete essere positivi, perché molto presto potrebbero finalmente arrivare delle gratificazioni e dei risultati che vi renderanno più felici. Toro. Amore, in questo periodo potete dedicarvi ai sentimenti, considerando che le passioni amorose saranno tutte da vivere. Se avete un partner da molto tempo, oppure avete intrapreso una relazione da poco, agosto sarà il mese perfetto per le emozioni. Potete decidere di organizzare qualcosa insieme a chi vi sta accanto, magari un piccolo viaggio. Lavoro. Mese decisamente interessante per voi nati sotto questo segno zodiacale. Se avete delle idee o dei progetti, è il momento giusto per mettere in pratica il vostro talento. Presto potrebbero arrivare le prime grandi soddisfazioni. Occhi aperti a come deciderete di spendere le entrate. Gemelli. Amore, aspettatevi grandi emozioni per questo mese, soprattutto se siete impegnati in un rapporto di coppia da diverso tempo. La stabilità sarà fondamentale per il mese di agosto. Forse è arrivato il momento di fare un passo in più e concretizzare l'amore. Magari state pensando di mettere su famiglia. Buone nuove anche per chi è single, perché potrebbe fare nuovi incontri. Lavoro. Pare che non sarà un mese troppo semplice per quanto riguarda il fronte professionale. Potrebbero esserci dei problemi e dei disagi generali. Senza ombra di dubbio, dovrete fare molta attenzione al tornaconto, perché potreste spendere i soldi guadagnati in modo non del tutto corretto e vantaggioso. Cancro. Amore, Venere è in transito e le emozioni sono tutte da vivere. Se siete impegnati in una storia d'amore, sarete molto affettuosi e passionali con il vostro partner. Le buone stelle sul fronte dei sentimenti vi faranno distrarre da un umore un po' basso per alcuni disagi professionali. Lavoro. Agosto complicato per il lavoro, perché purtroppo non mancheranno difficoltà e problemi. Sicuramente dovete cercare di concentrare le energie ed essere positivi. Nei prossimi mesi le cose andranno meglio. Leone. Amore, il mese di agosto sarà molto bello in fatto di sentimenti.
è senz'altro il caso di dedicare del tempo a chi vi ama per vivere al massimo le emozioni e la passione. Potete pensare di organizzare qualcosa di speciale con il partner. Se siete single, farete nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi decisamente importanti. Lavoro. Interessanti stelle per quanto riguarda il lavoro, soprattutto se avete in mente idee anche importanti. Impegnatevi per la realizzazione dei progetti a cui tenete e in cui credete, perché presto arriveranno delle buone nuove. Vergine. Amore. Buone energie per chi ha un partner e vive una relazione solida. Qualche problema per chi attraversa momenti di crisi. Forse è addirittura arrivato il momento di prendere una decisione definitiva riguardo al rapporto di coppia. Qualcuno potrebbe scegliere di mettere un punto definitivo e passare oltre la storia d'amore. Stelle interessanti pure per chi è solo. Lavoro. In questo periodo potrete sperare in delle nuove occasioni professionali. Sarà possibile fare nuovi accordi, pensare a nuovi progetti. I colloqui di lavoro saranno dietro l'angolo e bisognerà sfruttare ogni opportunità che si presenta. Bilancia. Amore, questo mese estivo sarà decisamente interessante per chi è impegnato in una storia d'amore stabile. È il momento giusto per godersi i sentimenti e la passione. Chi invece ha una relazione più recente deve porre maggiore attenzione, soprattutto perché potrebbero esserci dei giorni pieni di stress e stanchezza. Nuovi incontri in arrivo per i single. Lavoro. Tanta voglia di novità e cambiamenti in questo periodo. Potete anche decidere di mettere in pratica qualche progetto in vista del futuro. Dovete tenere presente che nei prossimi mesi dovrebbero arrivare buone notizie sotto il punto di vista lavorativo. Scorpione. Amore, chi non ha una relazione stabile deve stare molto attento in questo periodo, perché le emozioni saranno un po' contrastanti e questo potrebbe recare dei problemi nel rapporto con il partner. Questo non significa che dovrete mettere da parte i sentimenti. Chi vuole intraprendere una storia ma non riesce deve iniziare a porsi qualche domanda. Forse vi sentite frenati da qualche timore immotivato. Lavoro. Agosto sarà molto interessante per quanto riguarda il lavoro e gli impegni professionali. Chi è disoccupato può sperare finalmente in una nuova occasione. Energie positive pure per chi ha intrapreso una nuova avventura lavorativa da poco tempo. Impegnatevi al massimo per non deludere nessuno. Sagittario. Amore, probabilmente avete vissuto un periodo complicato in fatto di amore. In questo nuovo mese potete sperare in un miglioramento nel rapporto con il partner, soprattutto se si tratta di una relazione che dura da tempo. Le stelle saranno talmente buone che qualcuno potrebbe anche decidere di fare un passo importante, come pensare a un figlio. Lavoro. In questo periodo mettete in pratica tutte le energie positive e le idee più originali, anche perché non mancheranno delle interessanti opportunità. Dovrete comunque imparare a gestire problemi e stress generale, o il vostro umore sarà a terra. Capricorno. Amore, interessante oroscopo sul fronte sentimentale per voi nati sotto questo segno zodiacale. Sarà infatti un mese utile per godersi appieno le emozioni insieme a chi sta al vostro fianco. Cercate di non portare troppa agitazione nel rapporto di coppia. Probabilmente state attraversando un periodo particolare a livello professionale, per cui non sarete troppo concentrati su nuovi rapporti o nuove conoscenze. Lavoro. Se siete dei liberi professionisti, potete aspettarvi un periodo abbastanza equilibrato e positivo. Forse qualcuno potrebbe avere dei problemi con i colleghi sul posto di lavoro, e forse potrebbe dipendere da alcune proposte non troppo chiare. Acquario. Amore, incoraggianti stelle per chi vive una relazione importante. Chi vuole fare un passo in più nella storia d'amore è senz'altro favorito. Si può pensare alla convivenza, a un figlio e pure al matrimonio per concretizzare il rapporto di coppia. Se invece non è un periodo semplice con il partner, è sicuramente il caso di riflettere bene sulla situazione.
lavoro. Dovrete essere accorti, seri e coscienti per quanto riguarda gli impegni professionali. Probabilmente non ricevete le giuste gratificazioni, soprattutto dal punto di vista economico. Questa cosa non vi fa stare bene ed è probabile che decidiate di discuterne. Pesci. Amore, se avete avuto dei problemi di coppia, finalmente, in questo mese, riuscirete a trovare delle soluzioni e un'ottima complicità. Al contrario, se siete single, è probabile che facciate delle nuove conoscenze. Questo vale anche per chi ha chiuso da poco una storia d'amore, oppure si è separato dal partner dopo il matrimonio. Lavoro. Potete essere positivi in questo periodo, perché è possibile che arrivino interessanti novità professionali, magari qualche cambiamento, come un trasferimento. Tutto deve essere preso con coraggio e di certo la forza e l'entusiasmo non vi manca. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.